Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Mi scuso se la luce cambierà, ma sono alla finestra, ma c'è vento, non riesco a bloccare la persiana, quindi vedrete sicuramente dei cambi di luce. Mi scuso, ma non posso fare diversamente. Allora, partiamo. Parto con un prodotto che ho preso non tanto tempo fa dal Lidl. Questo qua è un sapone con tensi attivi di origine naturale, sapone per le mani, del marchio Liebe die Nature. Non so se si pronuncia così, probabilmente no. Comunque è certificato Cosmos Natural, è cruelty free, vegan e non ha microplastiche. 6 mesi di PAO, è un prodotto abbastanza piccolo perché sono 250 ml, che però a me è piaciuto. La profumazione delicata, agrumata, lava bene le mani, ma rimane comunque molto delicato pur lavando bene, quindi mi è piaciuto. Sempre per quanto riguarda le mani, abbiamo terminato questo qua che è di Zuccari, è un detergente corpo e mani che in casa abbiamo utilizzato solamente per le mani, igienizzante e purificante della linea Pure Aseptic, questo mi era stato omaggiato al Sana dall'azienda. Questo mi è piaciuto tantissimo, ha una profumazione proprio di tea tree, deve piacere, a me non dispiace, lava super bene le mani senza sgrassarle, lascia proprio la sensazione di averle pulite a fondo, di averle igienizzate e proprio lascia una sensazione di super pulito che a me piace, piace anche la profumazione, fa una buona schiuma, un ottimo prodotto. Sono 400 ml, un PAO di 12 mesi e questo qua appunto ha olio di olio essenziale di tea tree. Poi per quanto riguarda il corpo, ho terminato questo qua che è il gel doccia Fico Ibisco, certificato EcoCert di Naturaline, preso al Conad. Buonissimo, la profumazione non sa di fico, ma comunque è buona. È un prodotto molto 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 delicato sulla pelle che però lava molto bene e a me è piaciuto, quindi anche questo super consigliato, poi costa anche poco. Invece un prodotto bocciato per quanto riguarda la doccia è il doccia schiuma cremoso con estratto di cotone bio e mandorla bio di Alverde. Io di solito con i gel doccia di Alverde mi trovo sempre bene, ma con questo no, perché è una crema che fa pochissima schiuma anche utilizzando una spugna, ne fa veramente poca e rimane, è molto delicato sulla pelle, ma non mi ha dato la sensazione di pulire bene, quindi no, la profumazione non era neanche tutta questa bontà, però al di là della profumazione proprio non avevo la sensazione di aver lavato bene la pelle, quindi no. Per quanto riguarda sempre il corpo, ho terminato questo sapone naturale artigianale con olio di macadamia e polvere di guscio di albicocca. È un sapone esfoliante ed emoliente, 125 grammi di Green Beauty. Questo qua ne ho utilizzato tantissime confezioni, mi piace sempre tanto. Fa un bello scrub deciso, bello strong, lo utilizzavo sui gomiti, nei glutei e nelle cosce. Un ottimo prodotto, a me piace sempre tanto. Tanto, dura anche abbastanza, buonissimo, veramente buonissimo, sicuramente dura di più dei classici scrub nel barattolino. Terminati due detergenti intimi, allora uno è questo solito Intima Più, detergente intimo attivo pH 3,5, antibatterico naturale che a noi ci piace sempre tanto e ne abbiamo finite quantità industriali, quindi non sto a dilungarmi. L'altro è questo qua preso al DM di Jessa, non so mai com'è che si pronuncia, comunque senza microplastiche. Questo qua è quello con estratto di camomilla e acido lattico, che prima aveva, se non ho capito male, era quello con il tappino giallo che io avevo già utilizzato. Comunque un buon sapone, costa poco, fa il suo dovere e mi piace. Per quanto riguarda i capelli, siamo riusciti finalmente a terminare questo shampoo della linea Carbone, è uno shampoo purificante certificato vegan e IAB di Pharma Officina, preso al Tigotà. Sono mezzo litro di prodotto, è un buono shampoo, non è nero, non è di colore nero, è
trasparente, lava bene i capelli, non li sgrassa, ma è tantissimo, io non ne potevo più, quindi alla fine l'ho accantonato e ho iniziato a utilizzare altri shampoo che tra l'altro avete già visto, e questo l'hanno finito in casa, l'abbiamo finito un po' tra tutti, ma è stato faticoso perché è veramente tanto shampoo e basta poco prodotto. Fa una bella schiuma, lava bene. La pompettina qua l'ho trovata comodissima, buono, ma non lo ricomprerò semplicemente perché è enorme, è tanto prodotto. Poi, vabbè, abbiamo terminato con Cotton Fioc questi qua di bambù di Tiger, 200 Cotton Fioc, 1 euro mi sembra, ci sono piaciuti, li abbiamo ricomprati. Poi terminati anche questi cerottini presi alla Lidl oppure al DM, non ricordo, all'arnica, sollievo dal dolore. Io con questi qua, cioè, ci vivo perché c'ho la cervicale che mi fa sempre male come le vecchiette e mi sono piaciuti, funzionano bene, non scaldano. Poi terminate un lip balm, questo qua è alla vaniglia. Questo qua alla vaniglia, io però non sono andata a vedere un po' di informazioni su questo burro cacao che mi è piaciuto anche tanto, ma praticamente questo mi era stato omaggiato a Unzana. Praticamente mi è stato omaggiato da un'azienda che crea i packaging per i lip balm, quindi questo prodotto che c'era dentro non si può acquistare. In ogni caso mi è piaciuto tantissimo. Poi butto il lip balm di Puro Bio perché a me non piace, pieno di granulini, mi appiccica le labbra e non le idrata per niente, quindi assolutamente no. Questo era quello idratante, ultra idratante, ma no, per me è bocciato. Terminate poi delle mini taglie. L'ultimo gel doccia del calendario dell'avvento dell'anno scorso di Balea, questo qua, è un doccia crema che a me è piaciuto tanto, una buona profumazione. Buonissimo. Terminata poi anche la mini taglia di crema per i piedi di Alverde, questa qua 5 in 1, fantastica, mi è durata tanta perché ne basta poco, nutre a fondo i piedi, è favolosa, questa si trova anche in linea permanente al DM in full size, buonissima, ve la straconsiglio, credo che l'andrò a comprare. Terminate poi le ultime tre mini taglie che avevo di gel doccia di Yves Rocher, meno male perché non ne potevo più, ne avevo 3000. Allora, due sono uguali, sono citronella, no, limone e basilico, queste due, una buona profumazione, poi secondo me questi gel doccia sono praticamente tutti uguali, lavano bene, non secca. E poi ho terminato questo qua con anice e mela verde, sapeva di mela verde, non di anice, è buono anche questo. Poi, terminato due cose per la casa, il super concentrato per lavastoviglie in polvere, questo qua della linea solare di Officine Nature, mi è piaciuto molto, come mi è piaciuto molto anche, sempre della stessa linea, sempre della stessa marca, il bucato concentrato Eco Bio, testato al nickel, certificato ISEA e vegan, anche questo mi è piaciuto molto. Ho terminato poi alcuni campioncini, tutti per quanto riguarda i capelli, quindi sono solamente balsamo e maschere per capelli, perché volevo smaltirli ora che ho i capelli corti, con i campioncini riesco benissimo a farmi delle idee. Allora, ho terminato due campioncini di maschera nutriente Green and Beauty, è una buona maschera, ma la profumazione proprio è veramente cattiva, ma la maschera è buona. Poi, terminato la maschera per i capelli, ristrutturante fragola e panna di Alchemilla, una buona maschera, ma non mi piace tanto la profumazione, preferisco l'altra al mirtillo. Poi Officina Nature, balsamo per capelli stressati, ottimo, buonissimo balsamo. Poi abbiamo il bio balsamo per tutti i tipi di capelli, linea Capilvenere di Elan, non mi è piaciuto, come non mi è piaciuto neanche quest'altro che è per capelli secchi. Nutriente e rigenerante, anche qua una maschera, sempre stessa linea, sempre stesso marchio. Elan, ho provato tantissime cose, tantissimi prodotti per il viso, per il corpo e per i capelli. Sono tutti ottimi, ma per quanto riguarda balsamo e maschere, non me ne è piaciuto neanche uno e li ho provati tutti e diversi campioncini anche per ogni prodotto. L'unico che mi è piaciuto è questa maschera idratante districante, indicato per capelli mossi, ricci e ribelli. Questa districa bene, però è l'unica su tutti quelli che hanno, quindi boh, vabbè.
Ok, quindi questi erano i prodotti che ho terminato in questo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!